cestino. Ricordo un cestino da taglio e cucito. Con grazia di cigno spiegava le ali di legno. E dentro, scomposti da moto perpetuo, arnesi per ogni tipo di rattoppo e rammendo. Ancora la vedo, chinava lo sguardo sul grembo, ed io mi covavo con gli occhi quel suo far sul serio come si fa solo per gioco. Serrava le labbra sul filo, brandiva l'ago con l'occhio sinistro socchiuso come fa ogni arciere dei merli del proprio castello. Col tempo quel gesto è andato facendosi raro e più lento e poi sempre meno preciso, finché non si è spento. Un nodo ben stretto e uno strappo, e adesso è il mio turno di vivere appesa ad uno spillo, a far srotolare pian piano un rocchetto. Ma finché il cestino da taglio è cucito, rimane lo stesso. Non ci sarà punto o rammendo che non riesca più che perfetto. Perfetta. Non già perché Venezia sia perfetta, sarebbe ancora troppa poca cosa. L'amiamo all'alba come nella sera, per quanto intensamente è così rosa. Per quella grazia intima e straniera con cui sa drappeggiarsi intorno all'acqua quasi fossero lembi di una vestaglia, per quel suo eterno bacio sulla soglia che se tocchi la porta è ancora calda. Lei ti accompagna perché tu ti perda, poi ti sbadiglia in viso la sua piazza. Come è andato l'esperimento? Come vedete, la forza motrice dei versi di Anita si commenta da sé, non ha bisogno di aggiunte, di didascalie, di delucidazioni. Il percorso ruotava intorno al femminile. Il femminile è anche Venezia, una città plurale come tutti i volti di donne che appaiono nei versi di Anita, donne forti, coraggiose, silenziose, che riescono a comunicare senza aggiungere troppe parole. Quindi questo esperimento insegna che anche in poesia non bisogna diffondersi troppo nello spiegare i motivi della scrittura. La poesia è mistero e deve rimanere un segreto. Ci arriva al cuore solo quando noi sappiamo ascoltarla. Grazie. Se qualcuno ha delle curiosità o vuole aggiungere qualcosa, ma andrebbe contro l'esperimento, forse. Elvira Narcari mi ricordava che le poesie vanno scelte, no, per questo
come aveva anticipato prima il discorso, no? Quali, ricordate un vecchino d'oro, prima di votare facevano e le tornavano la canzone breve per ricordare. Voti da 1 a 10. Allora, io vi leggo i titoli e un paio di versi, così avete possibilità di ricordare, ok? Se non guardiamo in basso. Le donne più potenti che ho incontrato. Brezza. La brezza che avvolge la vecchia terrazza. Leggerla. Deve imparare a leggerla una donna per capirla. Anima. Insieme con la porta mi apristi le tue braccia. Mai più. Mai più mi perderò tra cembali e violini. Avvertito, mi avevano avvertito dei ciottoli roventi. Effimere, così imperversa il tempo sulle donne. Cestino. Ricordo un cestino da taglio e cucito. Perfetta. Non già perché Venezia sia perfetta. Estro. Accade che nel cuore della notte mi incrini il dormiveglia. Né porte né finestre. Ci capitava a volte di svegliarci nel cuore inesplorato della notte. Finisce qui. Avete memorizzato? Guardano in basso, se non guardiamo in basso.
Nessun altro? Qualcun altro? Allora, questo signore qui. Da che parte vai? Avete sentito tutti i titoli anche se non parlavano al microfono, vero? Che dopo non pensate che imbrogliamo. Altre votazioni? Ho già una vaga idea di quali saranno le vincitrici. Sì, basta dire un titolo diverso e sballa subito. Arrivano altre votazioni. Aspetta che sono lontana e vi vengo vicino col microfono. Ago e filo era cestino. No, va bene. Su quella sull'amore. Quella sull'amore. Non si ricorda il titolo esatto. La seconda.
La seconda che è stata letta? No. Si ricorda i versi il signore addirittura? Sì. Io mi fido perché... Finisce con una frase simile a anch'io ci cado. Mai più? Mai più. Proprio l'amore, mai più. Né porte né finestre. Devo dire che le persone si prendono gli appunti, cioè non hanno lasciato niente al caso. Se non guardiamo in basso. Questa, se non guardiamo in basso, mi sa che ci sei, Anita, con la classifica. Qualcun altro che vuole votare? Maurizio? Se non è proprio possibile votarne 5, devo eliminare. Devi scegliere. Con chi resteresti nell'isola? Le porte e le finestre. Cestino e verso. E estro. Abbiamo ancora un intervento dall'altra parte della veranda. Scusate, mi dimentico sempre che fischio. Per il mio, né porte né finestre, estro, perfetta. Ah, parer suo, è proprio quello che volevamo, è il parer suo. Hai preso nota? Perfetto. Abbiamo ancora una votazione. Io cestino, estro e mai più. Cestino, estro e mai più. Aspetta che non so se... Cestino. Hai l'ultima votazione della cestino. Signora, cestino, estro e mai più. Estro e mai più. E poi abbiamo un'altra votazione. Un attimo. Sì. Via. Ha aperto fino a mezzanotte qua, non c'è problema. Possiamo restare. Vuoi le altre tre? Anima, verso. Non è come lo so il titolo, ma finisce con verso. Verso. Anima, verso e mai più. Che verso non esiste. Estro. Perché qualcuno l'ha chiamata verso prima e continua. Estro. Sì, sarebbe estro il titolo. Sì. No, invalidiamo la votazione. Anita, pronta a scrivere? Abbiamo ancora? Ancora uno. Se non guardiamo in basso. Ok, ne ha scelte due, è stato più scelta ancora più precisa. Ne hai di materiale per la tua maratona di novembre, Andrea? Perché siamo appena a settembre, ma io so che tu sei già... Stai già organizzando tutto, perché ovviamente non si può proprio aspettare l'ultimo momento. Hai 9 ore di diretta streaming. Lo so. Sto facendo tipo le medie matematiche, cioè non mi ricordo neanche più. Vuoi dare la classifica finale?
In testa abbiamo un cestino con 8, poi 7 per merito e fine e estro. Siccome sono pari, posso vedere la marca. Cioè, la quarta che sarebbe la terza. Allora, cestino e fine estro e se la voglio in dai, facciamo chi conta più stelle. Sono vicine che par di toccarmi, quasi più delle case, giù avanti. I bambini hanno gote mai viste più accente. Prese dono benefica femmine, le manine protende. Ma le stelle sono tante, ma tante, che perfino imprestarci non l'altro le dita. Chi potrebbe contarla? E a che mai serviremmo? Come lucciole a lamba saranno già spente. E così, dopo neanche un istante, sono già tutti affacciati alle vette a contare le lanterne di case, di chiese, di stalle, a contare pecorelle come angeli intorno a un presepe. Mentre il cielo schiarisce, una voce alla volta si tace, chi assopisce a manina, chi ingroppa le spalle, ma il più piccolo ancora resiste, tenace, nonostante le palpebre chiuse, a contare, anziché fecorelle, tutte quante le stelle rimaste. È stato quasi commovente sentirti leggere la tua poesia, molto emozionante, e penso che la serata sia stata per tutti molto gradita. Ti ringraziamo e vi ricordo che sono disponibili qui le copie del libro di Anita, e anche non solo quello di questa sera ma anche gli altri, quindi se volete venire poi qui a avvicinarvi al tavolo anche solo per consultarli, avvicinatevi pure e magari approfittate della presenza di Anita per farveli anche dedicare, autografare, oltre che per voi potrebbero anche essere un'ottima idea regalo per qualcuno dei vostri amici più cari. Detto questo, Mitica, ringrazio ovviamente... Sì? È Natale!
sì, aspettiamo ancora un pochino, dai, però mettiamo le mani avanti, magari nei supermercati ci sono già i pandori probabilmente. Ringrazio Elvira Naccari per Voci di Carta, per le tue letture. Grazie Elvira. E ovviamente Lucia Guidolizzi, che con la sua competenza e professionalità ci ha proprio incantato. Poche parole, ma tutte molto lucide e dirette. E ringrazio ovviamente Anita di nuovo, che mi ha scelta tra diversi festival letterari per venire qui a presentare, quindi grazie, è un piacere averti ospitata. Sì, sei venuta qui, mi hai fatto leggere le tue poesie. Sì, Anita si è venuta qui una sera mentre era in corso un'altra presentazione, ha aspettato che finisse e mi ha sottoposto alla sua attenzione. Volevi dire qualcosa? Ah, ok. Qualcuno, grazie di essere stato con noi. Anita non la lascia andare via, quindi deve salutare. Io sono quello che è fortunato per aver pubblicato le poesie di Anita. Ah, non sapevo che fosse presente l'editore. Grazie. Grazie mille. Grazie sempre a Maestra Mia, a Chico e ad Andrea per aver fatto sì che anche chi è a casa stasera ci potesse seguire. Grazie a voi per aver riempito il parterre, la veranda di Grand Central, e al tempo che ci ha graziato perché a quanto pare l'ultima serata possibile per fare qualcosa fuori era proprio questa. Il festival continua, abbiamo altri tre mercoledì di cui sarei molto felice di rivedervi, sempre alla stessa ora, 18.45. Settimana prossima tocca a Pierluigi Rizziato, che probabilmente molti di voi conosceranno, giornalista del Gazzettino e scrittore, veramente un nome importante. La settimana dopo avremo Maria Cristina Benetti, invece alla sua opera prima come romanziera, quindi avrà sicuramente piacere di avere molto pubblico a seguirla. E chiuderemo con Jacopo Molinari, l'attore, senza togliere nessuno i precedenti, ma il più giovane di questa rassegna, quindi anche per lui sarà sicuramente un piacere vedervi in tanti, perché ovviamente avrà bisogno di sostegno ancora di più. Vi ringrazio per essere stati qui, la serata per chi vuole continua, Grand Central rimane aperto per aperitivi, cene e quant'altro, quindi state con noi e ci vediamo comunque mercoledì prossimo. Un saluto a chi ci ha seguito da casa, grazie a tutti, buon proseguimento di serata.